Salve. Buonasera a tutti quanti e benvenuti oppure bentornati sul canale del Salotto degli Assassini per l'ennesimo appuntamento dedicato alle retrospettive dei vecchi capitoli della saga. Stavolta con un episodio un po' fuori tema in realtà rispetto a quello che avevamo pronosticato, perché si parlerà oggi del DLC La Tirannia di Re Washington e del gioco spin-off Assassin's Creed III Liberation. Due tasselli importanti della saga ai quali comunque sia volevamo dedicare un po' uno spazio a sé, visto che La Tirannia di Re Washington è il primo grosso DLC della saga, spartito in tre episodi e con una importanza a livello di lore perlomeno, da non sottovalutare. È stato un po' un esperimento da parte di Ubisoft e soprattutto Liberation, che comunque sia ha sollevato a sua volta degli spunti importanti. Io direi di non perderci troppo in chiacchiere. Chi segue la serie delle retrospettive, ormai il format lo conosce, sa qual è l'andazzo. Partiamo dunque a cannone e vi chiederei come prima cosa. Non so se si possa argomentare in merito alle differenze di gameplay rispetto alla tirannia e il gioco base di Assassin's Creed 3. Ci sono chiaramente delle differenze, ma non so se approfondire proprio questo aspetto. Vi chiederei più che altro se avete percepito questi nuovi poteri che sono stati inseriti nel DLC come un vero e proprio passo avanti in termini di gameplay. Dunque, premetto che quella storia lì dei superpoteri fu molto criticata all'epoca, perché Assassin's Creed era ancora visto come una saga che comunque era definibile realistica, diciamo così. Io personalmente non l'ho mai criticata perché sapevo che c'era la fregatura dietro, nel senso è chiaro che nel mondo reale quelle cose lì non le puoi fare, almeno in quell'epoca, perché poi abbiamo visto nella saga, nella trilogia antica, no? Quello che è successo. Senti, io l'ho percepita principalmente quando abbiamo sbloccato il potere dell'aquila, perché era un po' più spudorato, diciamo così, il fatto di poterti letteralmente teletrasportare da un tetto all'altro. Era qualcosa che apprezzai e che comunque era un po' più esagerato degli altri, esagerato in senso buono, sia chiaro. Chiaramente questa storia dei superpoteri la puoi fare in determinate condizioni in Assassin's Creed 3, motivi di trama che poi andremo ad analizzare. L'ho apprezzata, l'apprezzai quella roba là e fu un'aggiunta al gameplay, una cosa che si può fare nel DLC. La cosa che però io mi domando è: questi tre elementi che sono stati aggiunti fanno il passo avanti rispetto ad Assassin's Creed 3 o no? Ma passo avanti, non lo so, cioè, no. Sono semplicemente un'aggiunta. Passo avanti è un parolone, perché il passo avanti io lo intendo per altre situazioni, come ad esempio il distacco che so ma anche tra C3 e Unity, per farti un esempio. Passo avanti, quello è proprio un cambio di formula di gameplay totale e radicale. Se mi parli a livello di divertimento, ti posso dire che io mi sono divertito ancora di più nel DLC. No, attenzione, sono tre possibilità molto belle, almeno a livello di gameplay, perché si classificano ognuna in tre aspetti del gameplay di Assassin's Creed: c'hai il manto del lupo che è per lo stealth, hai il volo dell'aquila che è per lo spostamento, quindi l'esplorazione, hai l'impeto dell'orso, non vorrei ricordare male, Sì. l'impeto dell'orso che non vorrei ricordare male, che è per il combattimento. Allora, ecco. Devo ammettere che era un po' trash come cosa, almeno secondo me, soprattutto rigiocando il DLC con una mentalità un po' diversa rispetto a quella che avevo nel 2012, sia come fan di Assassin's Creed sia come giocatore. Mi viene da chiedermi, non tanto dal punto di vista del gameplay, se questi tre poteri alla fine abbiano una vera e propria giustificazione narrativa. Ok, a Connor che beve dall'albero rosso, ma nella realtà, escludendo il fattore simulazione dell'Animus, questi poteri li aveva davvero in quella realtà alternativa? O era solamente tutta una sua proiezione mentale per cui si sentiva convinto di avere la forza di un orso e sbaragliava tutti? Questa è una Non ho bella mai capito domanda. questa cosa. Questa è una bella domanda. Non ho Però mai voglio. capito questa cosa, Però onestamente. vorrei un attimo solo, Ignazio, vorrei puntualizzare Sì. una cosa, due cose che hai detto. È vero, era inusuale vedere quella roba là, tu l'hai definita trash, era inusuale, effettivamente.
Però io cercai di prenderla di petto personalmente. Hai detto una cosa che in effetti mi ha fatto pensare, cioè che ognuno di quei tre poteri era, diciamo, una ramificazione di una cosa che già c'è in Assassin's Creed, tipo lo stealth, no? Sì. Ecco, quella cosa lì, secondo me, in un certo senso è migliorata, perché AC3 non è molto stealth. Ed è una cosa... No, io non l'ho trovato molto stealth. Lasciate stare il fatto che potete andare sugli alberi, tirare giù con il rope dart, no. AC3 aveva tante missioni della storia principale in cui tu dovevi dar sfoggio all'azione, ma è giusto, perché nella guerra di indipendenza americana tu vai a combattere una guerra, una battaglia che si sono combattute per le case, per le città, per le strade, quindi per mare, cioè hai una tipologia diversa da quella che puoi avere in una Firenze rinascimentale, per esempio, dove lì magari ci può anche stare, ma lì stai affrontando, cioè stai nel bel mezzo di una guerra, quindi lo stealth ne ha risentito un po'. Diverso discorso con i pirati che erano appunto, depredavano senza farsi notare per risparmiare forze, munizioni, eccetera, eccetera. Quindi niente, penso che quella dello stealth sia stata un'aggiunta. Beh, allora, il manto del lupo indubbiamente ha dato diverse possibilità stealth, perché se prima potevi semplicemente accovacciarti sull'erba e dovevi stare entro quell'area per restare coperto, il manto del lupo ti permetteva di attraversare anche pezzi non coperti dall'erba senza che tu dovessi per forza diciamo, stare lì, quindi ti permetteva di stare coperto. Più che altro, io non semplicemente non condivido il fatto che Assassin's Creed 3 sia poco stealth. Io riuscivo a giocare molto bene in stealth. Ignazio, se non sbaglio, voleva dire qualcosa. Perché tu avevi un dubbio, dicevi, non ho mai capito. Sì. Io l'ho sempre vista con quel mondo che la Mela ha simulato, era l'unione della mente di Washington e di Connor. Va bene che Washington vedeva già Connor in quella versione, però poi lo showdown, il conflitto definitivo c'è stato quando hanno toccato la Mela, cosa che tra l'altro tu scopri a poco da un capitolo all'altro, se poi guardi i manufatti di sogno lucido. Quindi se Connor nella sua cultura, cosa che nel gioco principale non ha trovato spazio, c'ha magari la questione dei totem, quindi lupo, aquila e orso, se ha questa mentalità, nella versione simulata della Mela lui ha, diciamo che è propenso ad accettare l'esistenza di questi poteri, quindi ce li ha, non è che se li immagina, in quell'universo ce li ha. Se poi vuoi pensare alla Mela che fa dei calcoli delle probabilità, allora lì è un po' falsata la cosa, perché ovviamente se la storia fosse andata davvero in quel modo, infatti il Tirania di Washington è un'ucronia, cioè una storia che è andata in maniera diversa, Connor non avrebbe mai avuto quei poteri e probabilmente sarebbe morto schiattato a causa di Re Washington, appunto. Diciamo che dopo avergli praticamente sparato non so quanti colpi di pistola all'addome, infilzato con una baionetta, lì si vede il trash di cui parlavi, che gli spara altre tre volte, lo infilza con la baionetta e poi gli spara ancora, però e sopravvive, va bene. Tra l'altro vorrei ricordare al gentile pubblico che i proiettili di moschetto hanno questa dimensione qua. Quindi... Esatto, cioè, e Connor deve essere un formaggio svizzero. La velocità, cioè, non è una pistola a piombini, diciamo così. Ecco, quella è effettivamente una cosa inspiegabile. Sì, è un po' una cazzata. Se potevano anche me. Non farlo, cioè. Esatto. Dice ok, ha sparato e Connor è svenuto. Pazienza, ok, è sopravvissuto. Lì magari c'è sospensione dell'incredulità, ma qui l'ha infilzato nello stomaco con una baionetta e ha sparato due volte, l'ha preso a colpi di mela dell'Eden in faccia. Cioè, ma poi c'è in questa roba strana che solamente Connor alla fine sembra che abbia questi poteri così tanto, diciamo, visibili e distruttivi, perché ci sono nel primo capitolo ci sono i suoi altri due cani in gaga, sì. Ci sono altri due cani in gaga che dicono: ah, bevi anche tu, fratello, diventa come noi. Ma porca troia, cioè, io mi ricordo che all'epoca mi facevo un po' di pippe in merito a quale animale simbolico potessero avere quei due, non so, l'alce o il puma. Perché poi non avevano niente perché poi sono seccati male. No, comunque, allora, la tua comunque è una teoria, una spiegazione interessante. Il punto è che rimane sempre qualcosa di non confermato. Io avrei preferito che
ci fosse qualche spiegazione in più, ma perché forse è una mia mania, quella di dover trovare un contesto coerente ad ogni cosa. Vedi Odyssey, tanti criticano, qui facciamo un po' un volo pindarico, tanti criticano Odyssey perché puoi scatenare delle onde d'urto, ma lì ha senso, perché sei armato di un frutto dell'Eden, sei un discendente di Gesù, non sei proprio una persona normale. E tutto, diciamo, ha un suo quadro. Qui io questo quadro non lo riesco a trovare, però era un mio dubbio personale. Sta di fatto che ho apprezzato quando le ho giocato queste tre aggiunte e sono tornate molto utili per completare le missioni, soprattutto il richiamo del branco di lupi. Cioè, quella lì era, credo fosse una cosa tassativa. Ma vorrei adesso sentire le opinioni o di Matteo o di Pietro, perché sono gli unici due che non si sono espressi in merito a queste due aggiunte. Vabbè, ma tanto poco da dire, quindi... Guarda... Forse. A livello di gameplay, ovviamente, quello che si vede in aggiunta, quindi non un passo avanti, come appunto ne parlavamo l'altra volta, come è stato da Revelations ad AC3, poi parliamo di un DLC, voglio dire, non è che... effettivamente no, diciamo... è vero, non è che uno ci diciamo si potesse aspettare chissà che cosa, ecco. Appunto. No, comunque, le uniche cose da dire su questo DLC sono appunto i poteri che ha Connor, quelli del lupo, dell'orso e dell'aquila, che onestamente a me non hanno dato fastidio, perché comunque sono giustificati nel momento in cui tu vai e vivi una sequenza distopica, più che altro. Vabbè, comunque sono delle... Ucronica. Una sequenza ucronica. Esatto, perché comunque sono cose proiettate dalla mela e quindi ci sta. E onestamente non mi ha manco dato fastidio, quindi mi ha divertito. Per me è ok. No, dicevo infatti che sono diciamo utili e anche divertenti da utilizzare come abilità. Il punto è che mancano di contesto, secondo me. Te l'ho detto, guarda, nel momento in cui ti trovi in questo mondo proiettato dalla mela, penso che sia concesso un po' di tutto. Anche perché non voglio fare il confronto, però abbiamo ritrovato più o meno la stessa cosa col DLC Dawn of Ragnarok, però quello vabbè non paragoniamo i due DLC, perché sto tasto, per carità della la cosa che hanno uguale è per esempio il fatto di poteri, però comunque là parliamo di altra cosa, perché comunque là sì, è veramente è successo completamente un altro contesto con un'altra dinamica di risoluzione. Ma comunque, sta dicendo che sono simili i poteri, queste aggiunte che ci sono state molto simili, però no, per il resto ovviamente, cioè, se pigli da un Ragnar che parla appunto dei Gisu, cioè Lì comunque sia, dico, stai rivivendo i ricordi di un Isu, anche se quel DLC di Isu praticamente non ha una sega. Lì magari ci puoi credere che Odino fosse uno degli Isu più sgravi del pianeta, magari era un talento genetico della sua razza, che ne sappiamo. Però, ripeto, è in questo DLC che per me questi poteri mancano di contesto. Non toglie che comunque siano state delle aggiunte gradite, ripeto. E il presidente, cosa ha da dire? No, il fatto che mancano di contesto a me non ha disturbato, anche perché nel momento in cui si tratta di meccaniche inserite appunto nel gioco principale, lì è necessario che venga dato un minimo di contesto. Però qui è semplicemente un'espansione, ti catapulta in una realtà alternativa, non sei obbligato a farti delle domande sul perché succede, sul perché avvengono determinati fatti. Quindi... Questo perché non sei me? Sì, io sono obbligato a farmi delle domande perché devo trovare una spiegazione, sennò poi appena nel Q&A mi chiedono ma com'è possibile che nella tirannia di Re, io che gli dico? Per esempio, come abbiamo parlato dell'archivio perduto, definendolo appunto come un contenuto che con il quale o senza il quale Assassin's Creed rimane quello che è, per me la tirannia di Re Washington è la stessa identica cosa. Cioè, o lo giochi, segue quella stessa corrente di pensiero, voglio dire, alla fine non è che la tirannia di Re Washington sia qualcosa di fondamentale per poter proseguire la storia principale della saga. Uno può giocarsi Black Flag tranquillamente avendo saltato il DLC. Il punto secondo me sta proprio nella coerenza di inserimento, però ripeto, è un mio problema perché io guardo queste cose. No, ma io l'ho sempre percepito come una sorta di espansione nata dall'idea di quella missione in cui Connor appunto diventa un'aquila, un corvo. Un'aquila, sì, quando incontra Giunone per la prima volta. No, esatto. Secondo me l'ispirazione maggiore è stata presa da quella, poi hanno
forse confonde il fatto che nel momento in cui si usano i poteri ci siano gli effetti dell'animus, gli effetti grafici dell'animus, forse è quello che confonde. Sì, in effetti. Perché non capisci se è un'anomalia dell'animus o un potere vero e proprio, anche se si tratta di una realtà alternativa. Quello. Certo, potresti anche dire è l'animus che lo rappresenta così, diciamo, forse essendo una cosa innaturale l'animus lo rappresenta attraverso dei glitch. Esatto, perché io sempre, con Project Legacy noi sappiamo che l'animus può anche riprodurre i sogni, sbagliare, esatto, può sbagliare, può quindi tu ti probabilmente ti stai riferendo a Giovanni Fratello Borgia VV. Ah, Giovanni Borgia, sì. Diciamo che su Fratello VOV c'è un mondo a sé, perché sono i suoi ricordi da morto, come spirito. Ma infatti poi c'è da dire, se questo DLC è stato semplicemente... Vabbè, è successo, perché comunque nel finale vediamo che Connor e Washington buttano la mela, cioè vedono loro questa cosa, almeno dal punto di vista del passato. Poi c'è diciamo da dire se qualcuno del presente ha visto questa cosa, proprio per il fatto dell'animus che dite voi. Molto probabile, perché già avevano il corpo di Desmond, quindi qualche cosa l'avranno visto. Io però, diciamo che vorrei sollevare un punto importante. Prima però voglio chiedervi, in generale, che cosa avete pensato della trama di questo DLC, senza guardare la lore. Soltanto il susseguirsi degli eventi. A livello di trama, comunque, prima di tutto c'è da dire che è un what if. Ovviamente quei what if non è che per me sono nati con la Marvel, ma con Dragon Ball, che già all'epoca c'erano quelle storie. E, l'ho trovato molto interessante, perché comunque vedi Connor nei panni, appunto, sempre di un nativo americano, non di un assassino, che però ha più o meno le stesse abilità, oltre a quelle... Quello vedi nei panni di... Lo vedi come se non fosse mai diventato un assassino, che è diverso. È esatto, però sai qual è il punto? È che lui comunque, quando inizia proprio il gioco, già il DLC, lui si risveglia e dice, cioè incontro la madre e dice, mamma sei viva, com'è sta cosa? Cioè lui, sì, è, cioè, lui comunque ha i ricordi della realtà vera. Esatto. Quindi cioè, è consapevole, e poi vabbè, prende questa strada contro Washington, appunto, che oddio, sarebbe veramente andata così se Washington avesse preso il potere della mela e aveva anche lo scettro, mi pare. Lo scettro era tanto per mantenere i ghirigori per mantenere la mela. Ok, allora ricordo bene, perfetto. Sarebbe andata veramente così se Washington avesse preso il potere, ma in un altro modo. Soggiogato dal potere della mela. Soggiogato dal potere, anche perché comunque, cioè, Washington è diventato presidente. In questo caso lo vediamo come un tiranno, un re tiranno, che insomma fa cose brutte. Rispondere alla tua domanda, sarebbe andata veramente così? Sì, perché i calcoli sono delle probabilità. Beh, sì, però è come se tu dicessi all'80% potrebbe andare così se non fosse avvenuto questo. Quindi se Connor non avesse mai, ipotesi, toccato la sfera di cristallo e incontrato Giunone, non sarebbe mai diventato un assassino, non sarebbe mai stato addestrato da Kill, non avrebbe mai incontrato Eitan, non avrebbe mai lasciato il suo villaggio. È appena descritto Infinity. Esatto. Io lì voglio arrivare. Però ci arriviamo dopo. Ok. No, poi un'altra cosa che ho apprezzato, c'è stato molto più spazio a Benjamin Franklin. Vero. Che, diciamo, è stato abbastanza importante. Che in campagna pubblicitaria era descritto come Leonardo da Vinci alla situazione. Il nuovo Leonardo. È stato nel DLC. Non è stato sfruttato moltissimo nel gioco principale, però poi vabbè, lo vediamo anche in Rogue, che insomma è importante per il finale. Rincoglionito anche in Rogue, perché da Shay il fucile il lanciagranate, così non ci vediamo da una vita, e vabbè, mi dia questo lanciagranate. No, niente. No, poi la cosa che ho trovato interessante in questo mondo alternativo, fatto che Washington, appunto, soggiogato dal potere, si stia creando proprio una piramide a New York, mi pare. Che è un massone. Appunto. Ricordo molto poco della trama, però insomma, per me non è dispiaciuto affatto. Secondo me non è una trama particolarmente memorabile. Un po' così. Ci sono dei momenti molto belli che io ricordo. Attenzione, soprattutto quando c'è il finale, no?
e Connor vede Seth assassino, vede sua madre, vede Washington che gli parlano, quello è un bellissimo momento. Però in generale la trama propone come cattivi personaggi che hai già visto nel gioco base, quindi Franklin, Benedict Arnold, Israel Putnam, che tra l'altro Benedict Arnold, se uno giocava su 360 all'epoca si chiedeva chi cazzo era questo qua. Beh, infatti. Darei la sufficienza stentata se dovessi giudicarlo solo per la trama. Poi diciamo che sì, secondo me si perde in un bicchiere d'acqua, perché allora praticamente ti dicono è una storia alternativa, però lui c'ha i ricordi della vera realtà e può essere interessante, perché magari rivede sua madre morire un'altra volta, è confusissimo, eccetera, eccetera. Tra l'altro non abbiamo detto che in questo mondo alternativo Aetham era un assassino e non un templare, perché Canizio dice questi appartenevano a tuo padre, apparteneva a una confraternita, è anche quello un what if. Sì, perché Canizio, quando dà le lame celate a Connor, dice che questi appartenevano a tuo padre, apparteneva a una confraternita, e lui, sì, lo so che cosa sono queste. Dice, non mi rompere il cazzo. No. E Canizio è rimasta in buoni rapporti con Aetham finché non è morto, perché era appunto un assassino, non un templare, perché sennò già anche in quella realtà alternativa ciao Nebus. Poi ci sono personaggi che lui, cioè Connor è consapevole della vera realtà, e ci sono personaggi anche della tenuta Davenport che lui rincontra, e non è che dice ah guarda ma che ci fai tu qui, no, zitto, è come se lo incontrassi la prima volta quando lo aiuta, non è che tipo si fa domande, no, ormai a un certo punto diventa passivo, dice ma sì, cosa mi interessa, l'importante è che fermiamo Washington. Però secondo me una piccola perla della trama di questo DLC è che Connor, facendosi corrompere dal potere che sua madre gliel'aveva detto sin dall'inizio, non usare l'albero della vita, come si chiama, vabbè, quella è l'Yggdrasil, l'albero rosso, vabbè, non usare quella cosa perché ti corrompe. Infatti a un certo punto lui, quando ha il potere dell'orso nella parte 3, parla con un personaggio che adesso Jefferson, e dice, e c'è Jefferson che dice dobbiamo fare in modo che dobbiamo fermare Washington, e Connor dice una volta fermato Washington serve qualcun altro che prenda il potere, che è la frase da meno assassino che poteva dire. Infatti Jefferson gli dice no, guarda che è il popolo che deve comandare, quindi in quel momento Connor non ha nemmeno la mentalità da assassino. Lì c'è veramente la vendetta che non ha poi avuto nel gioco principale. Infatti poi quando si risvegliano tutti e due sono a un passo dall'ammazzarsi a vicenda, e poi si riprendono un attimo e dicono no vabbè. E infatti poi Washington gli dà la mela, Connor la butta in mare e tutto è bene quel che finisce bene. E quindi, come la recuperarono i templari nel XX secolo? Non si sa. Vabbè, sarà finita a riva. È il destino. Sì, vabbè, ci sono, ripeto, momenti belli in questo DLC, però faticherei a definirlo davvero un DLC memorabile. Ripeto, gli darei la sufficienza stentata. Ha dei momenti interessanti. E ripeto, apre anche diversi spunti narrativi. Soprattutto il fatto che per la prima è forse il primo vero esempio di multiverso che abbiamo in Assassin's Creed. Se ne parla adesso con Infinity. Diciamo, è forse lo schema narrativo che potrebbe essere riproposto in questo futuro gioco. Però, ripeto, sì, ne parliamo dopo. È vero, non è una trama memorabile, sono d'accordo, però ci ho trovato un po' di mistero in più rispetto al gioco principale. C'era quel non so che di mistero, anche di inquietudine, onestamente. Cioè, quando Benedict Arnold gli dice in punto di morte io non sono mai stato a West Point, mi ha un po' coinvolto, onestamente, capito? Perché Connor era consapevole degli eventi di AC3, gli altri no. Giustamente Ignazio ha sottolineato che Aetham era un assassino in quella linea, no? Quindi diciamo che non si può dire, secondo me, se Connor non avesse incontrato Achille non sarebbe diventato assassino, semplicemente è una linea diversa. Come magari ce ne sono altri calcoli fatti che ti danno un'altra storia ancora, Le possibilità sono infinite a seconda della variabile che tu cambi. E infatti tu l'hai anche detto, questo ci può dare un'infinità di robe su Assassin's Creed, sui what if, no? Ho notato anche io quella cosa là che ha detto Ignazio, il fatto che Connor piano piano si stava corrompendo l'anima,
l'avevo notata anche io, si notava anche dagli occhi fortemente blu, che aveva degli occhi blu da morire, blu glaciali, peggio degli estranei di Game of Thrones praticamente. Ho apprezzato anch'io la piramide, è stata un'aggiunta niente male, perché ti cambiava un po' New York e quindi ti andava a cambiare anche il parkour in un certo senso, anche se avevi l'aquila. Una scelta utilizzavi soltanto il volo dell'aquila, però vabbè. Sì. Vabbè, sì. Io ho apprezzato molto il fatto che attraverso questo DLC si è collegato il tutto ai glifi ancora una volta del soggetto 16. Esatto. Con Washington e la mela dell'Eden. Ho apprezzato soprattutto questo. È piaciuto un sacco anche a me il finale, che tu hai detto che ti ha ricordato che c'è Connor vestito da assassino sul trono di Re Washington nella stanza virtuale, diciamo così. È una cosa che ho adorato, e ho adorato anche come è andata a finire tra loro due nel mondo reale, tra Connor e Washington. Niente più partita a bocce. Washington era terribilmente spaventato dall'oggetto. Sì. E gli dice butta in mare. Infatti era terrorizzato, quando gliel'ha data era terrorizzato, prendila, non la voglio, buttala in mezzo alla scena. L'unico anello praticamente. È stato un Washington che io non mi aspettavo, quindi mi è andata bene così. L'importante è che c'era il senso, l'importante che è stato uno dei metodi di salvezza, cioè richiama uno dei metodi di salvezza che si parla tanto nel gioco principale, anche se qualcuno non conosceva i metodi di salvezza. È uno scandalo, lo dissi anche l'altra volta. Voglio chiudere la mia parte, ti volevo spiegare perché Assassin's Creed 3 non è abbastanza stealth. Non perché tu non puoi giocare in stealth, ma perché non sei messo nelle condizioni di fare tanto stealth, sei più messo nelle condizioni di fare guerriglia, capito? È questo che ti devo dire. Ma la guerriglia si basa in realtà sull'introdursi in maniera stealth dietro le linee nemiche. Vabbè. Battaglia. Tu dimmi, ti infiltri nelle linee nemiche attraversando tutto un campo da guerra bombardato, sì. Che è Bunker Hill, e poi ammazzi Pitcairn, no? Però sì. Comunque, sai, c'è, non, diciamo che non ti, diciamo che ti vedono, diciamo così, va, qualcuno ti vede, sì. Quello intendevo. Sì, diciamo che mi avete fatto tornare in mente anche un'altra bella scena, cioè il momento in cui Washington sembra parlare quasi con la sua coscienza, no? Che è quel signore che gli dice, penso sì, che questo paese sì, sarebbe molto più nobilitato agli occhi del popolo se lei si autoproclamasse re, e lui, avendo visto quali erano le conseguenze di applicare la monarchia agli Stati Uniti, dice, guarda, io non so chi t'abbia detto sta cosa, ma allontana questi pensieri dalla tua testa. Quella scena a me è piaciuta tantissimo, veramente sì, tanto. Che poi credo sia l'unico vero momento in cui Washington viene vista come una figura abbastanza positiva, perché in AC3 una cosa buona è che tutti i padri fondatori, che gli americani ancora un po' si ravanano a pensarci, invece qui vengono visti come schiavisti, cose varie, invece qui Washington è quest'aria nobile del tipo io sono a servizio del popolo, non voglio essere re. È anche uno dei primi casi in cui per il gusto della cinematografia ti fanno vedere una cosa che in realtà con l'animus non potresti vedere, perché non hai i ricordi di Washington. Sta cosa c'è stata anche in Syndicate, lì mi sono un po' girato, perché era un altro paio di mani. Però sai, diciamo che se fatta così come l'hanno fatta nella tirannia, posso perdonarla, ci posso passare sopra, non nemmeno io sono così stretto con le regole. Sì, no, che poi per il resto, ricordiamoci che questo DLC l'ha fatto Ubisoft Quebec, che sono gli stessi di Syndicate, di Odyssey, e infatti il rampino di Syndicate l'hanno presa l'idea dal volo dell'aquila di questo DLC. Palesemente. Il cerchio che si chiude, esatto. Manca il presidente sulla trama. Sì, mi avete fatto venire un dubbio, perché abbiamo parlato del fatto che Connor fosse consapevole di trovarsi in un'altra realtà. Ma Washington? Aspetta, Washington è lui, no? Giocato dal potere della mela. Non si trovano entrambi nella stessa situazione, nella stessa... No, Washington, il Washington di questa simulazione è corrotto dalla mela ed è come se fosse sempre andata così, ma perché lui...
quando tu hai il filmato completo di cosa è successo poco prima che iniziasse questa cosa che toccano la mela contemporaneamente, c'è Washington che dice: io a volte ho sogni di una realtà alternativa in cui c'è, non mi ricordo come si chiamava sua moglie, tipo lei è ancora Marta. Viva, Marta è ancora viva, quindi secondo me la mela apposta gli ha fatto vedere quello che voleva vedere e quindi lui... Però aspetta, Matteo, hai frainteso una cosa che ho detto io, forse. Io non ho detto che Connor fosse consapevole di essere in un'altra realtà alternativa. No, no, l'ho detto io, cioè lo so io, anche perché si vede la madre e si sorprende che è ancora viva. Sì, ma lui dice tipo, che cazzo sta succedendo, capito? Non penso che, almeno all'inizio, non penso che, anzi, per tutto il gioco non credo che ci capisce molto granché no. Di dove sia, di cosa... Esatto, ma anche quando vede suo amico Ganondorf ancora vivo non è che tipo dice oddio, non ti ho ucciso, figata! Se vedi no, diciamo che sembra quasi che alla fine si arrende a quello che c'ha intorno. Sì, sì, magari all'inizio c'è un po' di lucidità. Sì, no, dice, io non ci sto capendo niente di quello che sta succedendo, ma so che devo andare avanti. So che devo andare avanti. Poi parleremo anche del costume, che è fighissimo. Tra l'altro, il costume DLC è bellissimo. Questo DLC mi è piaciuto perché almeno, anche se era una simulazione, ti dava quasi quel lieto fine con Ganondorf, che è sempre morto, ma come suo amico, e non in maniera brutale e tristissima come nel gioco principale. Quindi. Comunque, e qui diciamo entriamo un po' in un territorio particolare. Dicevo prima, questo qui è il primissimo esempio di multiverso della saga. E finora, dire la verità, è perfino l'unico esempio di multiverso. Si suppone, o almeno è una teoria che viene rivangata in giro a più riprese, che Infinity prenderà le mosse dal finale di Valhalla, in cui Desmond e Layla... Gesù Cristo che fonda una nuova religione. Desmond e Layla che guardano i calcoli un po' avanti e indietro, varie linee temporali, ciò che era e ciò che sarebbe potuto essere, e ci proporranno tutta una serie di episodi What If. Eitam che diventa assassino, Edward che non diventa mai un pirata. Ma guarda, sarebbe molto più interessante che della famosa schermata di Unity che tutti continuano a prendere come esempio e come prototipo di quello che sarà. Sarebbe molto più interessante. E questo giustificherebbe il fatto di rivedere gli assassini che abbiamo già visto. Esatto. Però è una cosa che va gestita sapientemente. È una cosa che veramente devi prendere lì un massimo esperto della lore di Assassin's Creed e dire: dici cosa dobbiamo fare. Ma nel momento in cui fai un what if, puoi anche permetterti delle grandissime puttanate. Sì, puoi osare, attenzione, però io ti parlo non tanto dei singoli episodi. Ti parlo proprio della struttura generale del gioco, cioè tu devi fare come fosse Washington senza mela. Un'introduzione tale per cui devi dire: ok, Desmond e Layla sono nel grigio, stanno visionando questa unità temporale, eccetera, eccetera. Sarebbe potuto andare così, cambiando questo, insomma, ci vuole tutta un'introduzione solida, se vogliamo. Giuro che se mi hai spoilerato l'inizio di Infinity, io mi incazzo. No, io lo butto fuori dal salotto. Mi ha rotto spieghiamolo. Praticamente senza volerlo spoilerai tutto Valhalla, perché teorizzai tutto che poi venne confermato. Sei una merda. Comunque, Bonnie... No, però ha senso, ha senso. E mi piacerebbe anche. Allora, tra l'altro mi viene da chiedermi se Connor ha visto così le realtà alternative. Le ha viste così anche Altair? Ah, bella domanda. Secondo me perché Altair ha esplorato la mela, ha detto, ho preso tante cose sulla vita e la morte, sul passato e il futuro. Mi viene da pensare che Altair in qualche modo abbia bazzicato. Non lo so, la mela di Altair era qualcosa di più strano. Era come se la mela di Altair fosse collegata con la mela se stessa del futuro e quindi poteva vedere cosa sarebbe successo più avanti. Non lo so, era molto strano. In realtà strano le mele sono talmente cariche di potere, hanno talmente tanti poteri questi manufatti che ormai non si capisce più. Però ragazzi, in difesa della questione Altair, io dico che Altair l'ha tenuta per quanti anni la mela? Cioè... 30 anni. Tutta la vita, diciamo tutta la vita, scusa. L'ha tenuta per
più di 30 anni, anzi più di 40. No, no, di più. Più di 60, più di 30 anni, io mi ricordo più di 30 anni. No, no, più di 60, perché se Altair è morto a quanti anni? 90, 93? 90 e qualcosa. Sì, 92. Lui ha avuto la mela quanto? 26 anni? 26 anni aveva? Sì, quindi sì. 66 anni. Sono come Bilbo con la sono 66 esatto. Anni, raga, sono 66 anni in cui lui l'ha studiata, chissà magari quante ore al giorno. Ma può anche essere che no. gli si è allungata la vita proprio perché aveva anche la mela, infatti appena la posa, siediti a riposare. Che, Darim descrive suo padre come letteralmente ossessionato da quel manufatto. E tutto ciò, Bonnie, ricordami, perché non ricordo, ad Alamut, sotto Alamut, c'è qualcosa di Isu, no? Visto che lui sì, è un piccolo tempio in cui Altair trovò i sigilli della memoria, e se fanno Rift, porca la miseria, deve spuntare sto codice. Sarebbe figo, certo. Sarebbe figo. Non come il DLC di Valhalla di Parigi, vedi il tempio di Saint-Denis, da una finestrella nel DLC di Valhalla. Bello, ammazzo, oh, grande. C'è solo un uomo che può risolvere tutto questo, e il suo nome è? Derby McDavid, ovviamente. McDavid. Cioè, non credo che ci sia altro da dire. No, comunque mi avete fatto riflettere adesso, in effetti, perché Valhalla prende a piene mani da quello che ha lasciato a C3. Il fatto di aver esplorato appunto per la prima volta in maniera giocabile una realtà alternativa si può effettivamente collegare al finale di Valhalla in cui esplorano Desmond e Leila lo dice chiaramente, tu non devi guardare semplicemente questa linea, no, perché così facendo tutte. Infinity riesco a guardarlo per la prima volta non dal punto di vista meramente commerciale, ma dal punto di vista veramente interessante a livello di trama, a livello di lore. Ma soprattutto ti darebbe tanti di quei possibili scenari che calzerebbe a pennello col titolo. Accontenterebbe i fan di vecchia data che vedrebbero appunto gli assassini a cui sono affezionati in veste diverse, e anche quelli nuovi che per la prima volta si avvicinano a questo brand e si sa. Diciamo che sì, la possibilità c'è, però ripeto, va gestito bene, e sono sicuro al 99.9% che non sarà, non sarà così, ma mai nella vita. Per il resto io direi che sul DLC La Tirannia non abbiamo altro da aggiungere, se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa. L'unica cosa che mi viene in mente è che è stato precursore dei tempi, nel senso che per la prima volta hanno fatto l'uscita a episodi, come è stato poi con Odyssey, cioè hanno fatto questo DLC, decidi di Odyssey e poi mai più, non so perché ci hanno messo così tanto per fare. E tra l'altro, non so se vi ricordate il periodo in quando sono usciti questi tre episodi, in quei mesi, in cui contemporaneamente era uscito il primo trailer di Black Flag, e quindi esatto. Già c'era la cosa, sta per uscire Black Flag, però ancora c'è C3, e nell'ultimo capitolo c'è Connor che dice perché mio nonno... C'era il teaser, il dialogo lo ricordo a memoria, c'è Faulkner che gli fa, era un lupo di mare tuo padre? Mio padre no, ma mio nonno Edward sì. Dicono che infatti poi me lo faceva sapere. Devi tener conto che Edward era diventato un assassino molto famoso ai tempi, quindi è probabile che anche Achille ne abbia sentito parlare in qualche modo, forse data by. Sì, anche come pirata, cioè voglio dire, se senti parlare di Barba Nera, come fai a non sentir parlare di Edward? Ma Edward è sparito mondo, dalla storia perché è stato perdonato da Walpole cugino, non da anche Walpole. Sì, quindi sono stati pirata, perdonati. Edward è sparito dalla storia, cosa geniale, perché almeno ti giustifica perché uno così casinaro non se ne parla mai. Cioè, lo chiamavano il diavolo. Sì, che poi tra l'altro vi ricordo che hanno confermato tantissimo tempo fa che gli abiti di Connor sono gli abiti di Edward, però modificati. Ampiamente modificati. Ampiamente modificati. Meno però... la parte qua più o meno è molto simile. Sì, sono proprio quelli. Il blu è molto simile, l'azzurro. Comunque, azzurro, Bonnie, io avrei qualcosa da aggiungere. Bisogna fare, secondo me, una menzione d'onore alle musiche, secondo me, anche a tuo giro. Perché io ricordo, me l'ascolto parecchio, quella di lui nel primo episodio, quando sta affrontando tutti i soldati lì, prima di essere scrivellato da Washington.
non mi ricordo, si chiama come lui praticamente il brano, andate ad ascoltarlo, si chiama lui, qual è il vero nome di Connor? Radonageddon. Il brano si chiama, valla scrivere però. Il brano si chiama così, è una musica bellissima, penso che non ci sia altro da aggiungere su... No, io onestamente sul DLC non penso di avere molto altro da dire, alla fine era più che altro un surrogato di AC3 con qualche elemento di gameplay in più e qualche elemento di trama interessante, ma a livello di lore diciamo che penso abbiamo sviscerato tutto e fatto anche un collegamento interessante con Infinity, per cui direi di passare di tutto punto a Liberation, e anche qui sul gameplay non è che ci sia chissà quanto da aggiungere, perché la copia splotata di AC3, se non per la possibilità di fare i travestimenti, cosa che io ho apprezzato tanto, perché mi dava diverse possibilità e soprattutto dava un po' di contesto a quello che era il personaggio di Aveline, che è una mulatta fondamentalmente, quindi può fare un po' un change, no? Si infila nella nobiltà, si infila tra gli schiavi, si veste da assassina, diciamo che è stato... Io l'ho ampiamente apprezzato, anche a livello di ambientazioni, vi devo dire. Il Bayou è molto diverso dalla frontiera. Sì, vabbè. Almeno secondo me. Ci sono le canoe che sono state tolte da G3 e messe qui. Gli alligatori. Sì. Gli alligatori, infatti. Gli alligatori, esatto. Anche tutto un po' il tema voodoo che vedi lì, no? Con Baptiste. Questo, devo dire, mi è piaciuto parecchio. Le tematiche che ha toccato Liberation, lo schiavismo, che è anche un po' un qualcosa che verrà ripreso successivamente con il DLC Grido di Libertà, sono, diciamo, degli spunti abbastanza interessanti e che caratterizzano anche profondamente quella che è la vita di Aveline. Paradossalmente è divenuta un'assassina più famosa di Connor stesso. Quindi sì, a me è un gioco che è piaciuto, ma dire che sia un capolavoro eccezionale, no. Anche perché, ripeto, il gameplay è tale e quale ad AC3, praticamente copiato. Io mi sento la trama, diciamo che c'è un po' di mistero intorno a questo uomo della compagnia, però è un po' telefonata dell'identità, diciamo che la capisci. Ma tipo dopo 10 minuti lo capisci, non che è un po' telefonato chi sia. Però, non so, prima di lanciarmi appieno nella mia dissertazione, voglio sentire voi. Allora, io sono già d'accordo con Matteo, perché ho già visto Matteo che sta lì, che si stava immolando. Allora, senti, allora, Bonnie, in realtà Liberation è un piccolo capolavoro, non come gioco in generale, ma come gioco per PS Vita, perché per PS Vita non c'erano molti titoli di quel livello all'epoca. È vero. Quindi fu una grande cosa che fecero, un Assassin's Creed per PS Vita con una grafica quantomeno gradevole, che poi la spremeva fino all'osso, sì, però che poi l'hanno migliorata quando hanno fatto l'hanno rifatto su PS3, l'hanno decisamente. Ho giocato quella, la Liberation HD. Anche io non ho giocato su PS Vita, l'ho aspettato la versione PS3. Allora, la trama, diciamo che è vero, affronta tematiche molto interessanti, però non mi sono sentito tanto, come posso dire, coinvolto nel mondo di Assassin's Creed. Secondo me qualcosina in più la si poteva fare. Come in tutta la saga. Sì, ma in Liberation in particolare, perché mi sembrava per lo più un gioco ambientato in Louisiana, più che un Assassin's Creed vero e proprio. Avevo questa sensazione in certi momenti, e non perché Aveline non avesse il cappuccio, sia chiaro, Io glielo mettevo sempre. Anche io lo mettevo. Però era figo quel cappuccio. Però c'era qualcosa che non mi ha mai dato Assassin's Creed. Forse il fatto che lei è già un'assassina non ti mostra l'origine. Forse quello, non lo so. Mi è piaciuto anche il fatto che c'era anche, si inizia a vedere una lotta che i Templari stanno andando verso il commercio, no? Anziché politici, stanno diventando sempre più commercianti. Infatti lì c'è una battaglia tra il tè e il caffè, c'è una missione che sulla battaglia tra tè e caffè, non so se vi ricordate. Sì, che Aveline da brava mafiosa protegge gli affari della sua famiglia. Esatto, praticamente. E questo poi è un discorso che come si vede anche in Syndicate poi si evolve, no? Diventano imprenditori templari, non più politici, non per forza politici. In realtà è una cosa iniziata con Unity, perché Germain a dire basta, non Unity, avete rotto le palle, usiamo i soldi,
sappiamo. Esatto, esatto. E questa, cosa è che poi vabbè, si sa che poi culmina nell'Abstergo Industries, no? Ed Entertainment e tutto il resto. Quindi è stato una bella rampa di lancio. È una menzione d'onore. Voi avete parlato della palude, però io ho apprezzato anche New Orleans. Però, raga, c'è anche Cizia e Lizza. È vero. No. Caruccio, nel suo piccolo. Sì, sì, lei però è molto più interessante per la storia lì. Sì, infatti l'avrebbero dovuta tirare un po' più dalla parte Isu, quella storia, quel luogo là, perché appunto, sai, nel nostro immaginario c'era che gli antenati dei Maya, degli Aztechi, degli Etruschi. Esatto, è la prima volta in cui vediamo il contesto che magari molte persone vogliono, tipo un Assassin's Creed ambientato in quelle ambientazioni lì, tipo il Sud America o Centro America. E infatti poi con Black Flag si sono rifatti, anche con... Sì. Black Flag hanno realizzato, credo, uno dei sogni nel cassetto di tantissimi fan di Assassin's Creed, cioè un assassino Maya. E che assassino, che assassino, lo apprezzo tantissimo. Mamma mia, che personaggio da Bayo, bellissimo. C'erano anche personaggi che ti facevano quasi dubitare del credo. Il mentore di Avelina, Agathe, alle volte non capivi bene la storia su Agathe. Ma è pazzo, no, lui è pazzo, drogato. È un pazzo totale. Vi ricordo che parliamo dello stesso personaggio che, credendo di avere fallito con la sua allieva, si è letteralmente buttato dalla sua capanna. Non voglio dire che tristezza, poverino. Guarda, cioè, Agathe era proprio fuori di testa. Era proprio fuori di testa. Io gli dissi, ma perché? Cioè, perché tutto ciò? Vabbè, comunque... Io mi ricordo che, anzi, la mia reazione al suo suicidio era tipo, calma. io mi sono messo a ridere, perché mi sembrava troppo stupido, niente. Comunque, Bonnie, per la questione dei cosiddetti vestiti, io l'ho apprezzata, però l'avrei sviluppata ancora di più, almeno nei futuri capitoli, perché era una bella idea. Io spero che torni questa cosa. È uscito proprio un post al riguardo sui personaggi usa e getta, pensate. No, ma non è soltanto quella questione di personaggi usa e getta, è anche questione che se fai un Assassin's Creed post Avelin, diciamo, mi piacerebbe rivedere sta cosa. Infatti si pensava che avrebbero fatto la stessa cosa in Syndicate. Pensò questa cosa qua, che poi non l'hanno fatta, si sono limitati al cappello e al cappuccio. Avrei preferito vedere anche quella cosa là. La cosa poi, Bonnie, questo interessa principalmente a te, culmina con la cosa che è un po' più Assassin's Creed di tutto il gioco, ovvero Eva ci salverà e tutti ci guiderà, Eva ci guiderà, Eva ci salverà, lo dicono queste due cose. E infatti la gente voleva sapere di Eva, visto che Desmond era connesso ad Adamo, si diceva cose del genere, quindi si aspettavano Eva. No, ma all'epoca per Liberation, questa cosa in Liberation credo faccia impazzire, cioè se io ritorno indietro e lo rigioco per la prima volta e vedo questa scena, esco, diciamo, con gli occhi fuori dalle orbite, perché dico, quindi è per tutto questo. Però poi alla fine non è stato neanche approfondito più di tanto, cioè hanno semplicemente detto, ok, Eva è il comandante in capo supremo della ribellione degli umani nel mezzo di tutte le altre guerre che gli stavano combattendo fra di loro, contro gli elfi, contro i Muspel, agli albori della grande catastrofe, cioè, dobbiamo morire tutti, ammassiamoci fra di noi prima. Io ho preferito più questo finale che quello del terzo, per esempio. sincero. Guarda, non protesto. Ma neanche io, guarda. Io protesto perché qui sento. No, qui mi hanno lanciato un indizio che poi non è stato approfondito, però... in linea con la lore di Assassin's Creed. Che bello, Eva, erudita. Sì. Nel terzo invece, ripeto quello che ho detto l'altra volta, mi sono ritrovato davanti alla divisione, Desmond si è fritto la mano, perfetto, basta, cioè, zero pathos. Non è che si è fritto la mano, si è proprio suicidato totale. Però l'ho voluto disminuire. Dipende da che punto di vista lo guardi, perché se lo guardi da un punto di vista di pura importanza, allora, il finale di Assassin's Creed 3 è indiscutibilmente più importante. Tu non, dici non ben realizzato? D'impatto, parlo dell'impatto del finale. Ecco, perché il finale di AC3 purtroppo è di un anticlima. Però totale. Raga, state dimenticando una cosa. A quel finale lì di Liberation, se non vado errato, dovevi fare qualcosa per arrivarci.
Sì, uccidere l'abitante era erudito che ti faceva vedere, ma non, ma non solo per il finale, per diciamo un po' tutte le missioni quando uccidi i templari. Ma c'era qualcosa che sì, dovevi fare qualcosa per il ricordo, questa cosa qualche per arrivare a quel finale. C'era gli enigmi. Perché siccome Liberation te lo presentavano nella finzione come il primo gioco di Abstergo Entertainment, quindi volutamente censurato per far sì che tu giocatore passi dalla famiglia dei templari, all'inizio sembra che Avelyn si unisca ai templari grazie. E poi c'è Erudito che ti dice no, uccidi l'abitante per sbloccare il vero finale, lo fai e c'è tutta sta roba qui di lei che ammazza Madeleine, vede l'isco della profezia e bla bla. Questa è una cosa geniale per me. No, questo è bellissimo. Geniale. Il fatto che abbiano ripreso in mezzo Erudito dopo così tanto tempo, perché Erudito non compariva più da Brotherhood, raga. Non compariva più dai tempi di Brotherhood. E poi da qui mi pare che sparisce e ritorna solo nei fumetti e della nonna di Uprising, dove si rivela essere la nonna di Charlotte della Cruz. Ma va, che schifo che sia la nonna di Charlotte, è una cosa che io odio con tutto il cuore. Era immaginato comunque un gruppo di gente giovane, diciamo, dietro tutta questa. Io l'ho sempre immaginati come dei cloni di Sean. A livello di tutto erudito, tutta notte, tutti uguali. credo che di Hastings al mondo ne basti e ne avanzi uno. Me li sono immaginati sempre come un grande collettivo di hacker tipo Anonymous, cosa che poi si sono rivelati essere gli iniziati, cioè noi. E invece no, era la nonna di Charlotte della Cruz. Bene. Facciamo un attimo finta che Uprising non esista, d'accordo? Torniamo a Liberation. È stato bello che Ignazio si senta meglio. Volevo parlare un po' della trama. È stato bello che abbiano ripreso in mezzo Erudito, soprattutto a livello di presente, perché seppur non abbia delle vere e proprie sezioni nel presente, Liberation è la netta dimostrazione che si possa creare una componente di questa qualità, anche di una certa qualità, anche in un gioco che non ti propone del vero e proprio gameplay a livello di presente. Infatti ripesca Erudito, ti fa vedere che i Templari sfruttano i ricordi che registrano come propaganda. È un po' anche un intro verso Black Flag, no? Quello che vedrai all'Abstergo Entertainment. Cioè, la saga americana ha questo pregio, c'è un filo conduttore in tutto, anche negli spin-off. È veramente una saga pensata dall'inizio alla fine, è rotonda, cioè è perfettamente coerente in ogni suo tassello. Come dovrebbe essere. C'è proprio un piano pensato dall'inizio alla fine. Non vorrei sbagliare, ma sulla copertina della PS Vita c'è scritto Assassin's Creed 3 Liberation o senza il 3? Perché ricordo che... 3 Liberation. C'è il 3, c'è il 3. Cioè fu proprio sponsorizzato come spin-off del 3, quindi... Sì, assolutamente. Ma tanto che poi c'è anche la missione con Connor. Sì, molto bella. Ecco. Qualcuno ha detto crossover, Assassin's Creed crossover, molto prima di Valhalla, vedi? Avelyn che poi viene ripresa anche in Black Flag, signori. Eh sì, è vero. Tra l'altro sempre su richiesta di Connor, quindi figuratevi. Quella cosa l'ho apprezzata molto, perché Connor si sente da assassino, diciamo così. Yes. Vai, allora, per quanto riguarda la trama, devo dire, nel complesso... mi potrebbe essere risultato un po' noiosetta per alcune parti, però l'ho trovata molto interessante, anche perché ci sono, partiamo prima di tutto dall'inizio con i tanti riferimenti che, a proposito di sogni, di come parlavamo prima, c'è quel sogno di all'inizio di Avelyn che è bambina e vede questo serpente che esce dalla bocca di sto tizio. E io ho una teoria su che cosa sia, ma non lo dirò su Twitch cosa rappresentava il serpente. Però collega al come ha incontrato Agathe, dico questo. Ecco, no, ma noi già lo sappiamo cosa. Vabbè, però... ci sono un paio di riferimenti, mi pare ad AC2, tipo, vabbè, a parte quando inizia il gioco, lei si arrampica sulla torre e poi giustamente esce la scritta Assassin's Creed. Ma anche che prende dallo scrigno il costume. Esatto, ma pure quello volevo dire, prende lo scrigno uguale così e prende... Poi vabbè, ovviamente la tematica dello schiavismo mi è piaciuta molto. C'era appunto la palude come ambientazione che rispetto alla frontiera, oddio. Non penso si possa fare un confronto, però era fatta bene, insomma.
Poi per quanto riguarda la parte lore, che appunto c'erano, cioè si può dire c'erano Gisu, sia quando vai a... Oddio, cioè c'erano più che altro le scritture degli Gisu poi modificate ampiamente in Valhalla. Però comunque è già una cosa, vedi, cioè certe cose non le vedi manco in un gioco principale, per esempio. Tipo, ma pure i templi che ci sono stati, cioè secondo me... Inizia bellissimo. Sì, no, ma infatti... Poi ovviamente mi è piaciuto anche sto fatto di Erudito, che non so perché l'abbiano sfruttato in uno spin-off su PS Vita, tra l'altro. Ragionano così, secondo me. Ma che cosa ci possiamo infilare? Questo non lo usiamo da un po'. Butta! No, ma meno male che poi l'hanno fatto per, diciamo, per Xbox 360 e PS3, perché... Sì, la versione HD, tanta roba. Esatto. Però poi, vabbè, l'ho detto, nel complesso, secondo me a questo gioco l'unica cosa che forse mancava erano le battaglie navali, sarebbe stato qualche passo avanti. La sua PS Vita esplodeva, poveraccia. Vabbè, vabbè, pensa che è stato fatto Assassin's Creed Pirates su smartphone. Vabbè, ma Pirates non è che abbia questo gameplay articolatissimo. No, ha pure un gameplay così alla pari. Ma bisogna vedere, allora io penso che bisogna avere un senso, cioè deve avere un senso. Forse Liberation non aveva senso mettere le battaglie navali, anche perché le battaglie navali furono anche una scommessa di Ubisoft stessa, per vedere se piacessero o meno, quindi dovevano sperimentare sul 3. Che poi aveva senso a livello storico. Ma anche perché Avelino non è una pirata, quindi non sarebbe stata la prima ad attaccare. Aveva le navi mercantili, al massimo doveva sempre difendersi. Non aveva senso. Sì. No, e poi, sì, per quanto riguarda il finale, sono stato per molti anni in dubbio su sta cosa, appunto, Eva ci guiderà, ok. E poi ho trovato bella anche il fatto che l'Abstergo ti sponsorizzi, cioè ti venda una roba del genere, appunto, come gestito da loro, insomma. Poi, insomma, Erudito ti fa scoprire la verità. Vabbè, è una roba fatta per influenzare l'opinione pubblica su chi abbia ragione e chi no, ovviamente modificando la storia. E questo è bello, sì, perché è la stessa cosa che si ripropone in Black Flag con i ricordi di Edward, che ci devono fare un film e un videogioco. Mamma mia, esatto. Con l'addoppiato, con la voce di James Bond, dicevano, ma perché mai? Esatto. Ma che schifo, vabbè. No, allora, sulla trama principale in realtà io non mi dilungo molto. È come dire, una trama giusta, non è né bella né brutta, è giusta. Ecco, è una trama, come dire, è corretta. Ok, non mi fa né caldo né freddo, nel senso non avrei neanche che commentarla, perché scorre senza che neanche te ne accorgi, quasi completi le missioni per inerzia, ma senza neanche farti, diciamo, delle domande, mi sta piacendo, non mi sta piacendo. Io, diciamo, ho guardato più qui all'utilità del gioco che non alla qualità se. Anche perché lo standard, non dico che si avvicina a quello di Assassin's Creed 3, perché siamo lontani anni luce, almeno a livello di caratterizzazione dei personaggi, resa delle scene, eccetera, però... Vabbè, ma vedi, sono completamente diversi. Se dovessi dare un giudizio sulla trama di Liberation, io direi semplicemente non mi dispiace. Io sono d'accordo con Boni, ma voglio aggiungere una cosa. Anche Liberation comunque ha contribuito a Black Flag, perché ci sono degli elementi che poi sono stati riproposti in Black Flag. Mi sa che, correggetemi se sbaglio, ma Liberation non è stato il primo Assassin's Creed, ad esempio, ad implementare la cerbottana, per farvi un esempio. Sì, sì, mi pare di sì. Sì, sì. Diciamo, anche il nuoto sott'acqua. Il nuoto sotto, bravissimo, hai detto una cosa importantissima. Questo è bello, questo è vero, ma l'ero dimenticato. No, ma la cosa interessante di Aveline è che comunque lei segue appunto la stessa causa di Connor, quindi quella di Assassini, però nonostante lei si trovasse in un contesto nobiliare. Circa. Cioè, in realtà Velin era nata come interesse amoroso di Connor, quindi doveva apparire in AC3. Poi hanno detto, però, lui interessa la sua tribù, lei gli schiavi, in generale, hanno degli obiettivi molto diversi, quindi dividiamoli, lei la diciamo che forse volendoli prendere alla larga sono degli obiettivi similari, ma nel concreto e nella pratica sono molto diversi. Sì, infatti poi, come vediamo nel DLC di Black Flag, loro collaborano, nel senso c'è Connor che dice libera questa schiava, così in cambio io la faccio diventare
un assassino. Sì, 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 diciamo che c'è una mutua collaborazione tra i due ad una certa. Vedi Aveline che è stata aiutata da Connor a trovare Davidson, quindi l'ha aiutata sostanzialmente nella sua ricerca dell'uomo della compagnia, mentre poi sarà Aveline a ricambiare il favore dicendo ti libero questa schiava, la introduci nella confraternita insieme alla sua banda. Patience Gibbs. Allora, iniziamo da questo. Liberation è partito come gioco PS Vita e alcuni come me l'hanno giocato inizialmente da lì. Alcuni l'hanno giocato invece nella versione HD o nelle vecchie generazioni oppure nella remastered di AC3 che era inclusa Liberation HD. E io dico solo questo ai secondi. Beati voi, perché la versione per PS Vita era una roba oscena, veramente faceva stracacare in alcuni punti. Un esempio fra tutti è il vestito da nobildonna, che per carità molto bello, ma quando provavi a correre Aveline era di una lentezza spaventosa. Infatti se voi ci fate caso nella versione HD, lei anche che c'è il gonnellone corre tipo mamma mia. Infatti quando ho giocato la versione HD per la prima volta ho fatto sì, grande. E poi un plauso va fatto sempre alla versione HD, perché hanno migliorato anche alcune inquadrature, cioè a livello registico hanno fatto quel passo in più. Invece la versione PS Vita dà l'impressione di essere stata fatta abbastanza in fretta, come se in realtà non ci credessero più di tanto neanche loro. E infatti già all'epoca era partita la polemica quanto riguarda Ubisoft, che diceva le donne non vendono tantissimo. Infatti veniva detto, guarda caso, il primo vero spin-off di Assassin's Creed è con una donna su PS Vita, e li sono comprati in 10. Infatti poi la versione HD più o meno ha dato la possibilità a tutti di giocarlo, e ancora oggi molti non ci hanno mai giocato a Liberation. Però diciamo che la polemica era già partita da lì. Male. Malissimo. Però cioè, no, a livello di gameplay... molto bello, però secondo me la cosa dei costumi secondo me andava migliorata, perché c'è sempre la cosa del vai a cambiarti, fai questo. Attenzione, io ho fatto il plauso all'idea, non tanto al come essa si realizza, che in realtà si sposa bene con Aveline, perché lei è in questa situazione stranissima in cui è una nobildonna, figlia di una schiava. Esatto, figlia di una schiava, quindi può mimetizzarsi come una schiava, oppure appunto è un'assassina, quindi Aveline era il personaggio giusto per fare una cosa del genere. Però insomma, e poi voi parlavate della trama in generale, che per me è bellina, però secondo me non è scritta in maniera eccelsa, soprattutto la prima volta che giochi secondo me non capisci alcune cose, perché molte informazioni fondamentali sono tutte nel diario di Jean. E quindi se tu non recuperi le pagine di Rodijan, i rapporti fra Agathe, Baptiste e cose varie te le accennano, ma non le capisci fino in fondo. Diciamo che salta fuori anche un tale Macandal, che si rivelerà essere uno degli assassini più pazzi, folli, squilibrati di tutta la serie. Ma poi ad esempio, quando Aveline incontra sua madre la prima volta, c'è lei che dice ma porti le lame del nemico. Tu che fino a quel momento hai pensato agli assassini come gente più o meno ragionevole, dici come mai Jeanne è così spaventata dagli assassini, e non te lo spiega, lo devi leggere tu nel diario, perché semplicemente poi quando si rivedono c'è Aveline che dice mamma, ma quindi tu non hai più paura di me? No, vabbè, ho capito che sei mia figlia e non posso avere paura di te, ti ho abbandonata quei 10 anni, quindi forse è giusto che ti dia una possibilità. E poi Liberation ha un buco di trama grosso quanto un cratere, ovvero che Jean, sua madre, sapeva benissimo che Madeleine era una templare, perché lo scopre dopo, quando la manda a Chichen Itza. Ma non è che quando incontra Aveline gli dice guarda che la tua madrina è una templare. No, non poteva dirlo, perché altrimenti tutta la roba dell'uomo della compagnia spariva il mistero. Ma gliel'ho detto io di scrivere così la trama? No, e quindi sta cosa mi ha sempre fatto girare le palle, perché sembra quasi che Jean voglia mandare sua figlia a morire. No, non diciamoglielo che Madeleine è la sua vera nemica, facciamo che lo scopre da sola. Devi affrontare da sola il tuo viaggio, come uno Sifu orientale, no? Devi scoprirlo da te. Esatto. Diciamo che non è la migliore delle trame. Io come ho detto, non è un capolavoro, non è neanche terribile alla fine. È una trama che si lascia giocare. Vabbè, non è che una cosa deve essere o terribile o un capolavoro. Cioè,
No, vabbè, okay, esiste anche ciò che sta nel mezzo, attenzione, però è chiaro che è sempre meglio una dell'altra cosa. Se anche questo gioco si fosse rivelato, volevo dire, un gioco perlomeno ottimo, per non dire magari capolavoro, che non è un termine magari condivisibile da chiunque, come Assassin's Creed 3, allora sarebbe stato sicuramente meglio. Volevo fare un ultimo un riconoscimento va a Gerald Blanc, l'amico il morto di figa. Sì, l'amico d'infanzia di Avelin, che mi dispiace, io dico solo questo, mi dispiace il momento in cui lei gli dice grazie Gerald, sei un amico, sei un vero amico, lì ero tipo così. Povero. Anche se c'è sempre il dubbio che potrebbe essere stato comunque con lui che ha fatto dei figli, ma questo non lo sapremo mai probabilmente, quindi... Sì, viva i personaggi usa e getta. Allora, io se dovessi... come dire, spendere delle parole veramente positive nei confronti di Liberation, direi che è stato pubblicizzato come uno spin-off, ma a livello postumo, come importanza, non si classificherebbe per niente come uno spin-off, perché ha aperto tante di quelle piccole cose che poi ci siamo ritrovati nei giochi successivi, che potremmo tranquillamente considerarlo come un gioco principale, almeno per importanza. Ma infatti nell'edizione HD... la dicitura 3 non c'è. Sì, Assassin's Creed Liberation HD. E secondo me, veramente, nonostante sia uno spin-off, ti racconta di Eva, introduce la scrittura di Gesù, seppur in una forma diversa rispetto a quella che vediamo in Valhalla, d'accordo, riprende Erudito. E tanti punti, peraltro, di Liberation convergono poi in Rogue, come fa anche tutta la trilogia americana. Per cui vi dicevo prima, ha un continuo, perché nelle lettere di guerra di Rogue tu ti ritrovi questo personaggio, Raffaello Akin de Ferrer, che va da Rona Dinsmore, c'è il collegamento con Black Flag, e poi se ne torna a Chichen Itza sui consiglio di Birch. Sì, bellissimo. Se ne parlerà bene quando, diciamo, tratteremo di Rogue, ma... è come se non fosse uno spin-off, è proprio un tassello della trilogia americana per come lo è AC3, per come lo è Black Flag. E questa cosa, devo dire, l'ho apprezzata veramente, veramente tanto. Cioè, Rogue poi è il punto di convergenza di tutto, che trova il suo sbocco in Unity. E poi Unity trova il suo sbocco in me. Che sbocco. Non avrei nient'altro da dire in merito a Liberation, perché a livello di gameplay è praticamente... quasi identico, anzi praticamente identico ad AC3, salvo per ambientazioni. La trama, come ho detto, si lascia giocare a questi piccoli dettaglini che la rendono importante, ma se escludiamo la lore sarebbe stata, come dire, gradita anche una scrittura un po' più ponderata anche dei personaggi, soprattutto perché fare quella morte ridicola ad Agathe, veramente. Ho apprezzato molto anche le tematiche, lo schiavismo, il voodoo, tutte queste piccole cose che comunque ci hanno concesso di esplorare. Anche il combattimento con Baptiste, secondo me, è forse il più bello di tutto il gioco, perché veramente l'ho apprezzato tantissimo, non tanto per il modo in cui si realizza, ma proprio per l'atmosfera, no? Sei nel mezzo di questo rituale, è caratteristico, ecco. Però personalmente io a livello di combat system in Liberation ed AC3 non ho visto tutta sta differenza. Era quello, sì, il gameplay è quello, cioè non è che puoi dire che è altro. Alla fine è quello lì. Ma secondo me era anche voluto, perché sono stati venduti contemporaneamente in modo tale che una persona... Aspetta, non è che se ne sta parlando come un male. No, non se ne parla come un male, anzi, bisogna contestualizzarlo all'epoca. No, perché un giocatore a casa usa Assassin's Creed 3, il gioco da salotto vero e proprio. In mobilità faceva la partita Liberation. Non hanno quelle grandi differenze a livello di meccaniche, di tutto il resto. Sì, esatto. Io comunque vorrei spezzare più di una lancia a Liberation, perché non me ne vogliate, ma per me è un capitolo fatto con molto cuore, al di là di tutte le limitazioni tecniche di PS Vita, che poverina ha fatto anche troppo, secondo me, perché ricordo che le due punte di diamante erano Liberation e Uncharted per quanto riguarda il top della grafica su PS Vita. Ma è anche uno, nel suo piccolo, open world, ha diverse meccaniche, aveva anche quel multiplayer asincrono che ti faceva sincronizzare con gli altri giocatori abstergo, ti introduceva un po' nel mood Black Flag, in cui tu eri agente da abstergo che riviveva ricordi dal punto di vista dell'abstergo, quindi manipolato, censurato, quello che è.
E diciamo che il canale di passaggio è a C3, Liberation con una piccola curva, poi finisce la curva e torni a Black Flag. Come ho detto, questa saga ha un continuo, è un quadro preciso e chiaro. Però io ci ho visto molto cuore nella realizzazione di questo capitolo. Anche perché da Avellino mi sono affezionato nella semplicità del suo arco narrativo. Mi ci sono affezionato al suo personaggio. No, assolutamente. Anzi, io vorrei moltissimo che Avellino venisse ripresa e ulteriormente approfondita in un altro capitolo della saga. Ma questo discorso lo faccio per Avellino, come ovviamente lo faccio per tutti i personaggi. Per il resto, dico, se qualcun altro ha altro da dire in merito a Liberation, o vogliamo passare direttamente ai voti. Anche in questo caso, Bonnie. Musiche bellissime, anche in questo caso, anche Liberation ha delle musiche bellissime. Ah, no, Liberation, il tema principale è bellissimo. Tra l'altro, è il primo composto da una donna nella saga di Assassin's Creed. Ma anche il tema di New Orleans è bello, anche quello della palude. Cioè, sulle musiche toppano di rado. Devo dire, sapete che c'è anche un po' di Italia in Liberation, e lo sto leggendo proprio adesso perché è stato sviluppato da Ubisoft Milano. Ubisoft Milano è in collaborazione con Ubisoft Sofia. Ok, questo non lo sapevo. E questo cambia tutto. È allora Liberation è il più bello di tutti, Liberation. Bello, bellissimo. No, vabbè, comunque sì, io sono d'accordo con tutti praticamente, non credo di avere altro da aggiungere. Passiamo ai voti. Yes. Allora, la tirannia di Re Washington, parto io. Al netto di tutto, 7.5. 7.5 anche io. 7.5, ok. Per me è 7, punto. Al 3 ho dato 7, però qui mi sento di dare 7.5 perché io ho visto quel guizzo in più di osare qualcosa. Quindi per me è 7. Ok. Manca Nocca. Lo stesso voto di Ignazio, 7. 7. E io avevo dato 9. Io avevo dato 9 da C3. Però sto dai, è uguale. Io ho 8. Diciamo che in media attualmente i membri del salotto qui presenti stanno dando alla tirannia di Re Washington un 7.3, che è un sembra più onesto, che giusto secondo me. Quindi stiamo Liberation d'accordo. Per me, al netto di tutto, un 8 lo merita. Sì, 8 pure per me. Sì, 8. 8? Ma beh, sì, 8 è vero, sì. 8? Anch'io 8 perché comunque, come ho detto prima, è nato su PS Vita. Quindi, esatto, al netto di tutto, quindi i membri del salotto qui presenti votano Liberation con un 8. Che strano che siamo d'accordo su tutti la stessa cosa. Vabbè, quando arriviamo a Syndicate e Unity già Syndicate, io allora, ragazzi, sono d'accordo con qualcosa. Raga, ma lo sapete che è difficilissimo trovare i voti anche di Liberation per PS Vita? Perché non se l'è calcolato nessuno, vedi? Questa è la verità, purtroppo. Anche perché è uscito lo stesso allora, 3. Allora, no, più che altro, sapete, ci sono alcuni voti sparsi, però bisogna andare singolarmente nei siti. Vi dico quelli che escono alla prima ricerca di Google, ok? Mm. Allora, io poi leggo che multiplayer.it diede 7. Almeno credo che sia quello per PS Vita. La versione PS Vita dovrebbe essere quello lì. No, perché con la versione HD. Vabbè, IGN diede 6.5. Forse ho trovato qualcosa. Ne ho trovate qua. IGN diede 7.5, 7.2. IGN, okay. non IGN Italia. Ok. GameSpot 6.5. Game Informer 7.75. Che cazzo, vabbè. I voti a caso. Vabbè, che cazzo significa? Ma metti 8 a sto punto, a rotondo. Cosa vuol dire? Every eye 7. Che cazzo significa? Beh, come quel professore all'università che hai 24.9 ti conferma 24. Sì, che bastardo. Vabbè, comunque. Vediamo se riusciamo a trovare quelli della tirannia, va. Ma più che altro comunque, penso che la comunque sia stata votata a episodi. È per questo. Ah, vero. Bello, gli episodi. Per questo è stata votata a episodi. Tra l'altro, tra un episodio e l'altro non passavano mesi, come nel caso di Odyssey, quindi grazie. Che veramente... Era tipo una al mese, se non mi ricordo male. Ragazzi, è difficile trovare i voti, ma penso che bene o male sono gli stessi che abbiamo letto, che abbiamo detto noi, bene o male. Forse sì. Forse siamo stati più generosi su Liberation rispetto alla critica internazionale, però io, almeno parlo per me, prima Ignazio ha parlato del fatto che
su PS Vita aveva dei problemi il gioco, no? Penso che ovviamente, cioè io parlo per me, io ho giocato la versione PS3, ma ho giocato la versione PS Vita. Anche se è uscito là e che, ripeto quello che ho detto prima, è stata una grande cosa perché erano pochi giochi buoni su PS Vita, però io ho giocato la versione PS3, quindi io personalmente mi baso su quella. Sì, sì, ma dalla PS3 hanno tagliato proprio anche delle missioni, tipo c'è la missione, perché erano super ridicole, tipo quando Madeleine si rivela e tu dici, oh, incredibile, c'è Aveline che esce di casa, e nella versione che avete giocato voi, quella bella HD, lei esce di casa, ci sono tutti che la circondano, e Madeleine che gli dice, no, figlia mia, dai, unisciti, perché noi siamo donne che vogliamo prenderci il nostro posto in questa società di merda. Invece nella versione PS Vita, sapete cosa sarebbe figo? Aveline col vestito da nobildonna che mena un sacco di guardie, e dopo c'è il filmato di Madeleine che le fa il discorso. Mi sono resi conto che era una trashata atomica, infatti sta parte non c'è proprio, l'hanno tagliata, io non ho mai visto una cosa del genere, è stato assurdo. Sì, diciamo che è stata remake slash remastered in determinati punti. Sì, praticamente sì, è stranissimo. Comunque, allora direi che possiamo anche chiuderla qua. Abbiamo praticamente dissertato tutto. E ovviamente ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito fin qui e buon proseguimento a tutti. Va bene, alla prossima. Grazie a tutti, buonasera.